tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su Hogwarts Apes Odyssey. Nello scorso episodio abbiamo detto, sorrido sempre, che okay, no, non è vero, comunque nello scorso episodio abbiamo fatto esplodere nella bomba il nostro caro amico Slog, mentre sento gente che si gratta, fastidio. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, andiamo nel primo segreto di quest'oggi, ovvero questo. Che diciamo che il nostro carissimo amico si è incazzato. Ok. Ok, facciamo così e andiamo di là. Allora, che cazzo. E mentre potete vedere lì la luna con la mano. Oh yes. Andiamo di qui. Perfetto. Cantiamo. Ok, abbiamo aperto il portale. Ok, andiamo di qua. Sì. Ok, abbiamo raggiunto il primo segreto di quest'oggi. Che bello. Saliamo qui sopra e cantiamo e salviamo il nostro amico. Yes! Abbiamo salvato il nostro amico. Adesso che... ok, cantiamo. Molto semplice questo segreto, raga. Cioè, non è... ok, corriamo. Ok. No. Porca. Fanculo. Ok. Come avete visto, quanti sassi abbiamo? Uno. Buttiamolo. Vedete, Peppo, perché butti i sassi, signor Peppo? Perché... allora, buttate il sasso perché questo qua ne dà tre. Semplicemente per questo, quindi ne butto uno per prenderne tre. Andiamo di qui. Qui c'era lo slog, vi ricordo. Sta musica è fastidiosa. Ah. Mi fa male? Ah, ok, no, non mi fa male. Oh. Okay. Però guardate che figo con questo ombrello. È bellissimo. Allora, comunque noto che in molti mi avete chiesto... non so perché. Cioè, lo so, ma il volume è alto. Oddio, aspettate. Porca zozza. Ciao. Adoro salutare. Allora, salviamo il nostro amico. Salvati. Sei. Mamma mia, raga, gli slog sono i più fastidiosi del mondo. Apriamo il portale. In modo tale che adesso per scappare dallo slog abbiamo il portale. Ok. Comunque vi dicevo, in tantissimi mi avete chiesto se farò Abyss Exodus. Farò anche quello una volta però finita Abyss Odyssey. Sì. Stiamo andando abbastanza bene, raga. Abbiamo fatto questi due segreti e li abbiamo salvati senza problemi. Andiamo di qui. Ok. Direi di salvare anche così. Salviamo. Allora, lettura memory card. La salva partita. Se salvi però, non salva. Così, si è bloccato. No! Si è bloccato. Sono triste. Si è bloccato. Cazzo. Ho premuto ma porco. Ricominciamo tutto. Ok ragazzi, rieccomi, scusatemi, ho dovuto rifare tutto. Fastidio perché il gioco si blocca così random. Ah, dicevamo. Allora, ho fatto i due segreti, ovvero questi qui indietro, qui cacapopo, ho salvato i moto, come l'avete già visto. Adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo avanti. Ciao. Oh, no. Non vogliono essere salutati. Cioè, no. Troppo vicino. Ok. No, ok. Allora, raga, vi spiego qui come si fa. Allora, qui bisogna fare tipo una cosa del genere, penso. Aspettate un attimo. Ok, no. Qui bisogna fare una cosa del genere. No. Vediamo se bisogna fare una cosa del genere. Luppi! Lo so io! Porca zozza, orca vacca! Allora, sto slog qui è parecchio fastidioso. Parecchio fastidioso. Allora, prendiamo i sassi. Prendi qui. Ok. Allora,
Vi spiego perché quello slog lì è fastidioso. È fastidioso perché... perché sì, perché lo è. Perché lo è. Cioè, non è che non lo è. Lo è, lo è. Ok, fantastico. Sapete che siamo già morti. Cioè... ah no, questo qua ci teletrasporta indietro, vero? Vero, 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 vero. Non era un segreto, ma porca. Ma che culo. Ok, perfetto, apposta, 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 apposta. Abbiamo fatto tutti i segreti di quest'area, raga. Ok, vi chiedo scusa, scusa. I'm so sorry. Ok, mettiamoci qui e tiriamo. Uno. Due. Three. E facciamo. Oh, yippa! Yes! Ed eccoci arrivati qua al... guarda. I tuoi passi. Guarda i tuoi passi. Quindi, una volta che siamo arrivati qui, vi consiglio di fare yes. Vi lascio al video. Guardate, sentite. Avevo appena superato quegli slog quando vidi una cosa assai stramba. C'era una grande luna davanti a me e la sua faccia. Era la mia zampa. Era la mia zampa. Poi caddi. Da un dirupo. E la testa picchiai. Che culo! Quando apparve un gran volto. Per cui alla morte pensai. La nostra terra era di fronte a una svolta. Non c'era giustizia che potesse regnare se non avessi fatto di tutto per la nostra gente tornare a salvare. Perché i paramiti e gli Skreb erano stati sacrificati innanzi che i mattatoi Ernia li trasformassero in pranzi. Dall'interno di templi, avvolti da un bagliore, per tutti questi innocenti avrei mostrato il mio valore. Bello! Mi piace, mi piace. Quindi ci troviamo. Ok, ci troviamo qui. Non so dove ci troviamo. Per accedere. Papà. Va bene, ok, leggiamo. Gravi pericoli attendono chi non segue queste... Gravi pericoli attendono chi non segue questa esortazione, perché il sentiero dei Mudokon porta a disperazione. Se ci si introduce negli antri delle belve feroci, dura è la prova di chi affronta rischi atroci. Audaci, attenzione, perché disse il saggio che solamente uno... ne avrà il coraggio. Questa cosa della rima è fantastico. Che andiamo perché... ok. Il saggio scimmiotterà per il passaggio. Ho sbagliato. Ok. Yes! Quando capitano questi tizi dobbiamo fare il codice, raga. Cioè dobbiamo ripetere quello che fanno loro, altrimenti sì. Aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. Aiuto. Ok. Ciao. Sorrido sempre. Ciao. 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 Oh, basta. Basta. Tutto ciò è fantastico. Allora, leggiamo questa pietra, vediamo che dice. Ok, 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 ok. Canta finché lo slig è tuo. Sì, questo lo so, lo so, lo so, lo so. Ok, va bene, noi siamo venuti dal cielo. E ok. Andiamo di qui. Si carica. Per rotolare premix mentre corri. Sì, noi lo sappiamo e per noi non è un problema. Allora, questi sono i pozzi, ovvero se noi ci buttiamo in un pozzo...
ci sputa da un altro pozzo. Yuppie! Mi sembra che pozzi non ne abbiamo visti finora. No, non ne abbiamo visti pozzi finora. Quindi, ok. I pozzi sono anch'essi molto utili. Ok, andiamo di qui. Cioè, andiamo di qui. Aspettate un attimo. Mi pare che qua c'è uno... No, ok, no. Pensavo ci fosse uno... Un segreto. Ok, no, niente. No, 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 no. Ecco, immaginatevi, ecco. Io in tutto il gioco, che cosa ho fatto? Vedete qui che non vedo... Allora, ho fatto tutto il gioco. Sempre così, vedete, proprio perché fai queste cose? Perché dietro queste cose ci possono essere delle discese segrete. E quindi ho sempre fatto questo qua. Visto sempre, in tutto il gioco l'ho fatto. Per questo, allora, infatti non mi ricordavo se qui c'era un gioco. Vediamo qui che dice. Comunque, cacca popò, raga. In queste terre milioni sono i deceduti, pochi paramiti e gli scrub sopravvissuti. Sacri per noi sono coloro che sanno, ma che comunque li affrontano e lo show continueranno. Dai loro tormentati spiriti Skrykul risorgerà per aiutare chi in questa ricerca trionfare vorrà. Oh yes! Sta cosa della riva è fantastica. Allora, vediamo se si può scendere. Ok, no, non si può scendere. Saliamo! Ah! Ok, andiamo di qui. Ecco, sappiate che non li potete superare. Sì, sì, sì. Gli interruttori funzionano. Ma va, ma dai, pensavo. Allora. No! Mai superarli. Però io una volta sono riuscito a superarli. Ciao. Oddio. E che cazzo. E porca cazzo. Sì, vabbè. Ecco, lui non si può superare. Ok. Oh yes! Perfetto, abbiamo superato il tizio. Oh yes, motherfucker bitch. Ok, allora siamo arrivati in questo punto. Io direi che è arriva. Ti pareva che non sbagliavo strada? Ti pareva che non mi andavo a schiantare? Aspetta, dovremmo anche leggere qua, anche se dirà una cosa che già so. Vediamo. Singole mani blu, il marchio possono portare e il potere di distruggere false terre liberare. I ministri dei Glaccon di rabbia impazzirono quando per il risveglio di Skrykul i mattatoi si fermeranno. Ok, l'ho letto male, ma vabbè, a noi non importa, quindi quelli lì sono mudo perché cantano così, non sono mudo con salvabili. Ovviamente ho sbagliato tasto perché io sono Pepo 3393. Pepo, non ti fermare, Pepo. Allora, possiedi la campana qui, prendi la melodia, tu sei qui, ok, ok, ok. Avete capito più o meno come funziona, no? Ovvero, noi ci troviamo in quel quadrato lì, dove, ovvero, tu sei qui. Se avete capito come funziona questo gioco, è a schermate, quindi possiamo andare una volta a sinistra, salire e scendere. Quindi, vabbè, avete capito di come funziona questo gioco. Allora, noi possiamo andare a sinistra e da qui Ti pareva che non sbagli... Che sto facendo? Sono rincoglionito. Ok. Non leggo quella roccia perché dice soltanto che se cantiamo... Possiamo entrare nei portali. Ma noi siccome già lo sappiamo, a noi questo non importa. Oh, cava. Ok, questi qua non sono salvabili perché non sono appunto... Queste sono... Abbi! Abbi! Oh! No, 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 no. Ok. Ok, qui c'è la melodia. Aspetta. Sì. Ok, grazie. Allora, questa è la melodia della campana. Che, me lo,
dea. Ok, che noi una volta presa... sti cazze di apisto, co. Ok, prendetevela con lui che io sono innocente. Sono innocente! Andiamo sopra. Ok, possediamo la campana, ovvero quel pallino là. Lo possediamo. E come vedete, senza che io tocco niente. Vista? Senza che io tocco niente. Canta per possedere le campane. Ok, ok, ok. Quindi basta soltanto sentire la melodia, che poi lo farà automaticamente. Fico. Ok. Allora, andiamo ancora avanti. Dove ci troviamo? Porca zozza, che palle che sei, Para. Para. Para, papà. Para, papà. E no. Ok. Oh, che culo. Non l'avevo neanche ascoltato, pensavo fosse così. Bracere, i nostri templi sono cresciuti nell'oscurità finché l'accordo di Magog liberò i Mudokon dalla schiavitù. Ok, questo non va a rima. Accendi fuochi sacri gettando le pietre focai ovunque si trovino i braceri. Quando saranno tutti accesi, verrai ammesso alla cerimonia di iniziazione del tempio. Che bello! Ho sempre voluto fare la cerimonia di iniziazione del tempio, quindi noi tiriamo le leve. E noi accendiamo questi falò. Cantiamo. Il salto. Il balzo del destino. Del? Destino. Ok. Onde evitare di fare minchiate. Dobbiamo saltare per forza. Questo qua è il balzo. Allora, qui sotto c'è un buco. E tecnicamente bisogna fare tipo così. Ecco, perché se noi ci buttavamo, facciamo... Non è una bella cosa, infatti, appunto. Allora, vabbè, qua c'è un coso che dirà tornerai sui tuoi passi. Vediamo. Vediamo se mi ricordo bene o una cosa del genere. Oppure tornerai. Torneremo. Voi avete fretta? Avete fretta? No, nemmeno io. Guarda! Quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, motherfucker. Oh, yes. Noi ci appendiamo qui e facciamo... Ah, mamma mia, che forza che ha nelle braccia. Esile, tipo il mio mignolo, anzi più esile. Cioè, è fortissimo. Cioè, io se mi appendo alla parte si rompe tutto perché... Cacapopù. Comunque, ragazzi, ora voi qui avrete un ruolo importante, voi, ragazzi. Un ruolo importantissimo. Chi conosce il gioco ha capito sicuramente cosa sto per chiedere. L'avrà capito sicuramente cosa sto per chiedere. Nato da quelli della storia perduta e dai lavoratori di carne. Da quelli delle bestie evocate dal mostruoso appetito. Dalla struttura temprata e dall'orido respiro di fuoco. Il suo cuore è d'acciaio e affilato. Il primo che verrà avanti ne sarà testimone. Egli libererà se stesso prima di trovare gli altri. Per chi non lo sapesse, sulla sinistra, ovvero sulla sinistra di voi, cioè sulla sinistra abbiamo lo Scrub. Come potete vedere, cioè, l'avete già visto prima in un paio di episodi fa, che gli Scrub sono molto aggressivi e ti inseguono non appena ti vedono. Gli Scrub non possono essere controllati, almeno in questo, ovvero nell'Abes Odyssey non possono essere controllati. Se cantiamo... Non li prenderemo mai. Mentre i paramiti, sì. Nulla. I paramiti non li abbiamo ancora visti, ma li scopriremo qui, come potete vedere. La vostra scelta sarà appunto questa. Scegliere tra Paramonia e Scrabbania. Sono appunto i due posti dove dovremmo accendere tutti questi. Intanto tiriamo la leva. Fai silenzio, qua mi serve il potere che libererò facendo entrambi i cosi. Con il potere acquisito gli anelli blu risuoneranno, canta per liberare il caos che generare sapranno. Il potere di Scrycool è dato a colui che è abbastanza fortunato da tornare da Paramonia e Scrabbania intero tutto d'un fiato. Ergo, per andare avanti dovremmo finire Paramonia e Scrabbania.
Ecco qui il vostro ruolo. Quindi, se questo video vi è piaciuto, come sempre dovete lasciare un pollicione in su. E ragazzi, dovete dirmi voi in un commento cosa vorreste vedere. Paramonia, dove ci saranno i paramiti, che i paramiti sono abbastanza stronzi qua, ve li faccio vedere. Sono appunto questi mostri qua, a forma di mano. Mano aguzza, con le unghie aguzze, tipo... e lì possiamo controllare. E Scrabania, che è appunto fondata sugli Scrab. Li dovremmo finire tutti e due. Quindi fatemi sapere voi cosa vorreste vedere, Paramonia o Scrabania. Ditemelo voi con un commentino qui sotto. La maggioranza vincerà. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi. Aspetterò tutti i vostri commenti per sapere cosa vorreste vedere. Quindi ad un prossimo video. Vi voglio bene. E ciao ciao! Commentate mentre spolliciate se volete. Quindi ciao! Ok. Ok, ci ha sentito. E cosa? Tua madre? Cosa? Tua madre? Cosa? C'è tua mamma che fa sulle, sui piselli. Allora, aspettiamo che si gira. Ma con calma e senza fretta.